dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono, e così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro, e durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno oh, che sta succedendo, e non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Buonasera, benvenuti a Calcio e Calcio Più, puntata numero uno, puntata d'esordio del nuovo contenitore sportivo del palinsesto di Teleducato. Saremo in onda da questo mercoledì fino alla fine del campionato 2013-2014, ogni mercoledì in diretta alle 21, ad eccezione di quei mercoledì nei quali il Parma giocherà per i turni infrasettimanali di campionato oppure per la Coppa Italia, speriamo che giochi più partite possibili in questa competizione. Ecco, in questi casi, quando il Parma giocherà il mercoledì sera, noi saremo in diretta alle 22.30 per il post partita. Questo vuole essere un nuovo spazio di dibattito e di confronto, come lo abbiamo presentato anche in precedenza con i tifosi, una nuova occasione di approfondimento dei temi legati alla stagione del Parma, partendo ovviamente dall'ultima partita, ma prendendo in esame anche le dichiarazioni, le polemiche, gli elementi di interesse che si sviluppano durante la settimana, in proiezione poi anche della prossima partita che il Parma giocherà, lo ricordiamo, domenica alle 15 a Catania, una sfida tra squadre in grande difficoltà. Catania a 0 punti, Parma ad 1 punto. Spazio naturalmente, come accade sempre il lunedì, anche questa sera, anche al mercoledì, lo sarà per tutti i mercoledì, agli amici tifosi da casa. Potranno interagire sia attraverso il numero telefonico, sia attraverso gli sms, i riferimenti li vedete in sovraimpressione, ma anche attraverso la cliccatissima pagina Facebook di Teleducato. Allora postate qui i vostri commenti, le vostre domande, perché noi cercheremo di darvi il maggiore spazio possibile. Io vado a presentare subito gli ospiti di questa puntata d'esordio. Accanto a me, io gli avevo dato il via libera per partecipare ad un evento organizzato dai tifosi del Parma Club Tommaso Ghirardi di Felino e Salabaganza, che questa sera festeggiano la propria attività, presente anche l'amministratore delegato Pietro Leonardi. Lui però ha detto no, io voglio essere assolutamente presente. Lui è Enrico Boni, buonasera. Sono, Enrico. Buonasera. Pensa che ti avevano sdoganato anche i tifosi del centro di coordinamento. No, io sono come i carabinieri, fedele in eterno, quindi prima il dovere, e ce n'è un gran bisogno in questo momento, poi eventualmente il piacere. Sei sereno dopo lunedì un pochino di più, Enrico? Ma sereno non tanto, perché il momento è critico, e restate con noi perché ne avremo tante da dire questa sera. Saluto Daniele Longo, collega, giornalista, esperto di mercato, è stato ribattezzato il Pedullà di Parma, non so se gli faccia più o meno piacere, comunque lui scrive per il Mattino di Parma, giornale online locale, ma anche per parmalive.com e da poche settimane anche per una nuova testata Calcio News 24. Benvenuto Daniele. Buonasera a tutti. Un ben ritrovato anche a Guglielmo Truppo, altra firma particolarmente attiva sul mercato, insomma il mercato a Parma per quanto riguarda i movimenti dei giocatori del Parma lo fanno questi due giovani soggetti qua nel nostro studio. Lui è Guglielmo Truppo, buonasera Guglielmo, buonasera. Firma di parmatoday.it ma soprattutto di calciomercato.com. Tanti gli argomenti questa sera in scaletta, perché intanto parleremo ancora delle lamentele arbitrali del Parma, cercheremo di spiegare meglio anche la posizione del Parma, cercheremo di domandarci se è condivisibile o meno, parleremo poi delle scelte di Donadoni che sta pensando ad alcuni cambiamenti tattici in vista della prossima partita, ci domanderemo quali e se effettivamente possano portare dei benefici al Parma, e poi insomma in scaletta anche tanti altri argomenti, oltre a il Catania, che clima troveremo a Catania, parleremo anche di mercato, perché oggi sono rimbalzate due voci, cercheremo di capire quanto siano fondate. Juventus su Biabiani a gennaio, operazione che sarebbe già molto avanzata, con dei paletti già definiti, e poi Parma che avrebbe pensato
di andare a prendere con una formula prestito o con partecipazione, staremo a vedere Mattia Destro dalla Roma, una voce che nelle ultime ore in realtà non ha trovato particolari conferme, però vedremo se può essere più o meno praticabile. Praticabile adesso è la pausa pubblicitaria, andiamo a salutare, come sempre ringraziare anche i nostri amici sponsor, tra pochissimo pronti a partire con il nostro dibattito e con il vostro contributo, tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in diretta, Calcio e Calcio Più, puntata numero uno, lo ripetiamo in onda tutti i mercoledì per dibattere e discutere su tutti i temi legati alla stagione del Parma Calcio, un tema del quale si sta dibattendo molto in queste ultime ore, dopo la partita di lunedì sera contro la Roma, è quello legato ad alcune recriminazioni arbitrali da parte del Parma, recriminazioni peraltro morbide e assolutamente legittime, ci mancherebbe. Parma che ha anche diffuso un fermo immagine del contestatissimo gol della Roma del 2-1 ad opera di Totti per un presunto fuorigioco. Si è scatenato il dibattito soprattutto attraverso la rete. Io vi chiedo subito, e lo chiedo anche ai nostri telespettatori a casa, siete d'accordo con questo tipo di atteggiamento del Parma? Che attenzione ha poi fatto, ha poi cercato di chiarire la società, la propria posizione,
Abbiamo cercato di fornire sostanzialmente, cosa dice il Parma, un punto di vista diverso rispetto a quello fornito dalle grandi televisioni, dalle pay TV che trasmettono la partita, e poi tutto sommato è bene rimarcare determinate cose anche per, tra virgolette, lo diciamo noi, ci mancherebbe, per non passare per fessi. Una parte della critica dell'opinione pubblica, Enrico, però dice: concentriamoci su altri aspetti, concentriamoci sui nostri errori, sulle difficoltà tattiche, magari su alcune scelte di Donadoni, non diamo alibi a questa squadra. Sei d'accordo? Chi mi segue in questi anni dagli schermi di Teleducato sa come la penso io riguardo gli arbitri e la criticità che ho nei confronti degli arbitri. Questa volta il Parma ha sbagliato, questa volta il Parma ha sbagliato perché mi ricorda la storiella di Al lupo al lupo. Noi non possiamo appellarci. Ma proprio a... tu che dicevi, Mangella, sbattiamo le mani sui cavoli, picchiamo i pugni. Quando io lo dicevo, c'erano degli episodi che erano inconfutabili e incontestabili. Così mi ricordo uno, che è uno dei tanti che ha condizionato la nostra stagione, sto parlando dell'anno di Marino, proprio la trasferta di Catania, per restare in tema, che l'arbitro ne combinò di cotte e di crude, e ce n'è una lista molto lunga. Ma noi non possiamo appellarci al presunto, molto presunto fuorigioco di Totti, anche per un semplice motivo: chi ama il calcio, chi segue il calcio, sa che il gol di Totti va apprezzato e applaudito per un gesto tecnico meraviglioso, bellissimo, una cosa da farsi lustrare gli occhi. Mentre l'opposto è l'inconsistenza della difesa del Parma nella circostanza. Una roba che non si vede neanche in parrocchia. Quindi non mandiamo messaggi alle televisioni, ai giornali, per fare rilevare un fuorigioco che non esiste, che è solo tempo perso discuterne. Applaudiamo a Totti e attacchiamo agli ometti, come si dice in dialetto, dello spogliatoio, agli appendiabiti dello spogliatoio, attacchiamo una buona parte dei nostri giocatori. Perché Totti è stato... In senso figurato, ma non tanto. Perché Totti è stato bravissimo. Gli va riconosciuto di essere veramente un campione, un gol meraviglioso. Però noi siamo stati di un'ingenuità spaventosa. E noi che cosa facciamo? Mandiamo ai giornali una comunicazione dove gli diciamo, che poi ce l'hanno anche smentita, perché loro dicono che era regolare, ma comunque questione di millimetri. Guardate, Totti era in fuorigioco. Per piacere, Angela, non scendiamo però, a questi attenzione, livelli. Enrico, attenzione. Non scendiamo a attenzione, questi livelli. È anche giusto tutelare la piazza, tutelare una campagna acquisti importante, allora, perché insomma, se i signori guida e compagnia cantante prendono un determinato andazzo, poi insomma... Ma la piazza la devi tutelare, quando l'hai ricordato proprio tu. Io battevo i pugni sul tavolo e dicevo: facciamoci sentire, quando si sono verificati degli episodi dove il Parma era veramente parte lesa e parte danneggiata. Con la Roma c'è un solo motto da usare: chi è causa del suo mal pianga se stesso, punto. Allora vengo subito da Daniele Longo e da Guglielmo Truppo, prima però voce anche ai nostri telespettatori. Allora è arrivato subito un sms: Leonardi ha perso un'occasione per tacere, la rete di Totti è regolare, perché non è stato nominato il fuorigioco fischiato a Borriello che non c'era, firmato Luca. Andiamo anche sulla pagina Facebook di Teleducato, diamo una rapida lettura anche di alcuni commenti, ne sono arrivati parecchi. Marco Occhi: preoccupiamoci di darci una bella svegliata con annesso bagno di umiltà e lasciamo perdere queste, io dico cavolate del fuorigioco, la Roma ha meritato. Pietro Zio Pietro scrive: questione di centimetri in una frazione di secondo, stiamo però a vedere la dormita di Gobbi. Luigi Cervara: su coraggio, ora dormono come fanno da anni, poi verso la fine del campionato si svegliano e acciuffano la salvezza per i capelli. Mentre Filippo Melegari, che salutiamo anche con particolare affetto e attenzione, visto che insomma è uno degli utenti della nostra pagina Facebook maggiormente attenti: meno alibi e ridimensionare subito le malcelate ambizioni di tutto l'ambiente di poter essere la squadra rivelazione dell'anno. Allora, parola a Daniele Longo e Guglielmo Truppo. Cosa cinque ne pensate? 5 secondi, Daniele, 5 secondi. Non critichiamo Leonardi per la sua uscita, perché ormai lo conosciamo. È dovuta.
per spostare l'attenzione dai veri problemi del Parma, che sono i giocatori e il mondo. Adesso poi ci arriviamo ai problemi del Parma. Io credo che sia stata comunque una, l'anomalia sta nel fatto che l'anno scorso si è cercato di portare avanti un certo tipo di linea, e poi andiamo a vedere nel caso specifico l'errore, comunque l'errore tecnico ci potrebbe anche stare, ammesso che sia in fuorigioco, lo era di pochissimo. Io credo che comunque si è cercato di manifestare un certo dissenso verso la designazione di guida, che aveva dei precedenti non fortunati, diciamo, con il Parma, sia nella partita di Genova dell'anno scorso contro il Grifone e sia nella partita all'Olimpico con la Roma. Ricondurre la sconfitta di lunedì a un errore arbitrale credo che sia alquanto esagerato, perché io penso che si dovrebbe focalizzare più l'attenzione sulle ingenuità che sono state commesse dai nostri difensori, che non sono, diciamo, gli ultimi arrivati, hanno anni e anni di esperienza in Serie A e quindi magari non vanno nemmeno troppo perdonati da questo punto di vista, perché già anche nel gol di Florenzi, che ha cambiato, quello secondo me è stata la chiave di lettura della partita, lì il Parma, diciamo, che ha cambiato impostazione alla gara, ha subito la Roma, c'è stato uno svarione abbastanza clamoroso, diciamo. Guglielmo Truppo. Guarda Michele, questo, come rimarcava Leonardo, è il secondo errore, presunto errore a sfavore dell'arbitro. A me sembra molto... L'altro contestato era quello di Udine. A me sembra molto più netto, più clamoroso anzi, l'erroraccio di Udine, che ha dato il primo rigore a sfavore del Parma, quindi ha sancito il 3-1. Per me il Parma non fa bene a fare queste cose, perché come hanno sottolineato i tifosi e i colleghi qui in studio, bisognerebbe rimarcare l'attenzione soprattutto sull'atteggiamento difensivo e della squadra, perché se il Parma si trova a vincere 1-0 dopo un ottimo primo tempo su una squadra forte come la Roma, io penso che questo risultato vada difeso con i denti, e quindi è l'atteggiamento che a me non è piaciuto, perché dopo il gol di Florenzi è vero, abbiamo avuto un'altra opportunità per segnare, se non sbaglio aveva tirato Marchioni, Amauri aveva deviato, roba del genere, però occasioni limpide non ne abbiamo costruite. Invece la Roma ha giocato meglio nel secondo tempo, si è scrollata di dosso questa specie di questa gabbia che aveva costruito il Parma, anche perché poi io lo... Adesso poi parliamo, la partita contro la Roma la mettiamo un pochino da parte. E iniziamo a proiettarci anche verso la prossima partita. L'errore di Gobbi secondo me è molto più visibile rispetto ai centimetri che c'erano, se c'erano, di Totti in fuorigioco. Quindi, ma il problema non è questo, di questo ne abbiamo già dibattuto lunedì, ok, abbiamo precisato... Scusa Enrico, errore come il rigore di Udine ci si deve lamentare, ma per una situazione come il gol di Totti assolutamente no, non si può passare da niente a tutto, lo dice questo telespettatore che non si firma ma che comunque ringraziamo. Punto e a capo, siamo al mercoledì, pensiamo a Catania. Ecco, allora, a proposito di Catania, Enrico, ti chiedo subito questo e poi magari proponiamo anche un paio di grafiche che abbiamo cercato di elaborare e di proporre. Si va verso un cambio di modulo? Si può ipotizzare, in base ad alcuni esperimenti che ha lasciato intravedere già Donadoni, un passaggio ad un 4-3-3? Adesso poi ti faccio vedere in grafica come potrebbe giocare il Parma domenica a Catania. Non sono del tutto d'accordo, perché io ci credo, ci crederò a questo quando lo vedrò. Secondo te Donadoni perché non cambia? Complice la pausa, gli allenamenti a porte chiuse, che cosa è stato partorito? Niente. Stessa formazione, l'inserimento di Gargano al posto di Valdés, stesso modulo tattico, io non ci credo che Donadoni cambi il modulo, però Donadoni lo deve fare, perché noi gli vogliamo bene, la piazza di Parma gli vuole bene, tutti gli vogliamo bene, però caro Donadoni, a questo punto non puoi, e penso che anche la società l'abbia richiamato alle sue responsabilità, non puoi nuovamente schierare un 3-5-2. In questo senso mi sento... Quindi sei favorevole ad un eventuale 4-3-3. Lo andiamo a vedere dalla grafica. Vediamo se il Parma di Catania di domenica potrebbe essere questo. Allora, Mirante in porta, Cassani, Lucarelli, Felipe Gobbi in difesa. Ovviamente c'è il grave problema dell'assenza di Paletti in difesa. Centrocampo a tre, Marchionni e Parolo laterali a supporto di Gargano, che secondo me deve giocare in quella posizione lì. Gargano è un centrale davanti alla difesa, magari non è molto geometrico ma fa da diga. Poi Biabiani e Cassano dietro la prima punta Mauri. Può essere questa la svolta del Parma? Enrico, aspetta, vengo da te. Daniele Longo. In parte sono d'accordo con Enrico, perché non credo che in una partita così delicata
Donadoni pensi a un cambio di modulo, anche se anche con la partita con la Roma. Cioè, quindi tu mi vuoi dire che andiamo a Catania con lo stesso modulo? Si è visto che comunque, quando la squadra ha provato anche nella partita con la Roma il 4-3-3, con Cassani che è andato sulla fascia, crossato, siamo riusciti ad andare in gol. Secondo me ho qualche dubbio, qualche remora al riguardo, perché è una partita delicata, una partita che affronteremo contro una squadra alla disperata ricerca di punti. Ha avuto una partenza molto stentata, l'ultima partita è uscita sconfitta contro un avversario che comunque l'ha portata come il Livorno. Nutro qualche dubbio, soprattutto anche per la... per l'entrata di Gargano in squadra, metterlo lì davanti alla difesa, secondo me si corre qualche rischio. Ma secondo te Gargano dove dovrebbe essere impiegato? Io lo vedrei bene lì con un altro mediano a fianco. Con un altro mediano mi piacerebbe... Cioè, il Parma quest'anno ha la possibilità, non dico di arrivare in Europa League, ma perlomeno di divertirsi. Allora. Perché abbiamo a disposizione molte mezze punte di qualità, può far divertire la squadra, potrebbe sfruttare anche... delle armi che adesso, Daniele, in questo momento non sono state. Allora, Enrico, scusa, comunicazione di servizio per i nostri centralini, mi segnalavano prima delle telefonate di telespettatori già in arrivo. Beh, proviamo a proporre già la prima. Cari Pedullà e Di Marzio di Parma, caro Angella. Sì. Allora, al Pedullà e al Di Marzio di Parma chiedo di tirare fuori gli artigli. Perché è in queste situazioni che si vede il cronista d'assalto. Io alla loro età sbranavo. Allora il messaggio è questo, stampata. Non prendete esempio il messaggio, da lui. Mi sto già alterando peggio che al lunedì. Lascia stare il modulo che tu hai dipinto, il 4-3-3, no, il 4-4-2. No, non l'ho dipinto io, è un'ipotesi. Angela, è un'ipotesi. Tu hai bestemmiato. Sì. E Trupo e Daniele Longo non hanno rilevato quello che invece sto per dire io. Allora, Angela... Guardiamo la formazione. Ma sono gli stessi 11 di domenica! Ma sei matto? Messi in una maniera diversa. Allora, Donadoni fa quello che vuole. Può fare ancora il 3-5-2. Ma Donadoni mi deve fare minimo 4, massimo 6 cambi. E ti dico anche i nomi, perché sono normali. Voglio Mesba, voglio Munari, voglio Rosi, voglio Sansone. E poi, se vuole proprio strafare e riacquistare la nostra stima... Voglio anche Benaluan e voglio anche Pedro Mendes. Basta. Ma non voglio! E ne stanno giù 6 e sappiamo benissimo che sono i nomi. Ragazzi, cioè, ho dei forti dubbi. Muoviamoci. Su Mesba, tu sarai un esperto di mercato, scusate, ma non lo sei. Scusate. Mesba è il giocatore più in forma del Parma. Caro Daniele. Non ho dubbi sul fatto che lo posso utilizzare a Catania. Non discuto. Vi fermo un attimo, c'è già una telefonata in linea. Allora, spazio ai nostri telespettatori. Chi abbiamo? Pronto, buonasera. Pronto? Telespettatore non c'è. Pronto? Allora, è caduta la linea, ci torniamo tra pochissimo. È questo l'argomento di... Poi cedo la parola al Trupo. È questo l'argomento oggetto del dibattito. Uomini nuovi, forze fresche, abbiamo fatto 3 partite, abbiamo una rosa di 25 giocatori, il patron si è svenato, Leonardi non ha dormito la notte per fare questi colpi di mercato, ma dobbiamo dare una chance, sennò ai tanti problemi che abbiamo aggiungiamo la spaccatura dello spogliatoio, perché io giocatore che non gioco mai, o che gioco 10 minuti, vedendo i miei compagni che vanno in campo, cosa faccio? Mi incavolo! Allora, Guglielmo Trupo, tu che ne pensi? Intanto vediamo se può essere recuperato o meno la telefonata. Secondo te si va verso un 4-3-3 oppure, come dice Enrico Boni, Donadoni crede nel 3-5-2, difficilmente cambierà, ma bisogna cambiare in realtà gli interpreti. Ma per me non è... Tanto Guido ci scrive, ma scherziamo zona UEFA, ma andrà bene se ci salviamo. Io non sono d'accordo, nel senso che quando tu vai a comprare determinati giocatori hai il dovere di fare un determinato campionato, un campionato di un certo tipo. Poi se in Europa non ci arrivi e sarà difficile arrivarci è un altro discorso, però se vai a prendere Cassano e compagnia devi puntare a fare un certo tipo di stagione. Trupo. Io non penso tanto a una questione legata al sistema di gioco, io penso, e in parte sono d'accordo con Enrico, che vada migliorato l'atteggiamento di alcuni giocatori, perché poi dopo, cioè, non credo nemmeno ci sia il pericolo dello spaccamento dello spogliatoio, insomma alla terza partita ci mancherebbe altro.
Però verso un cambio di modulo io ci andrei, perché è una soluzione che non va scartata. A me personalmente piace una difesa a 4, dove gli spazi si coprono di più, dove guadagni e dove guadagneresti anche un uomo in avanti. Invece che tenerlo a centrocampo, magari facendogli fare tutta la rincorsa della fascia, come stiamo parlando ovviamente degli esterni del 3-5-2. Io proverei ad optare per un cambio di modulo. Per gli interpreti non sono d'accordo con Enrico quando dice che bisogna cambiare minimo 4-6 giocatori, anche perché la trasferta di Catania è insidiosa, lo è per tutti, quindi lo è anche in questo momento per il Parma, anzi a maggior ragione. E quindi io non mi sbilancierei più di tanto con il cambio di uomini, eccetera, eccetera. L'allenatore vede tutti i giorni i giocatori che ha a disposizione, li allena, sa chi è in forma perfettamente, sa chi non è in forma, quindi io non penso sia una questione di forma. Io penso solamente che sia una questione di atteggiamento e anche di atteggiamento tattico, perché con una rosa ampia il Parma può fare... La rosa è molto completa, a mio avviso. Quindi a centrocampo hai l'imbarazzo della scelta. Gargano ha cambiato... Completa in tutti i reparti, tranne che in attacco, forse. Tranne che in attacco. In attacco, Michele, secondo me, è anche un problema di... È entrato Kaká lunedì, però ne ha tanti di attaccanti. Ha Palladino, che se sta bene. Biabiani, che può giocare in posizione avanzata. Quindi io non penso sia proprio una questione di mancanza di alternative. Penso più che altro che sia, come ripeto, una questione di atteggiamento, anche perché poi se Gargano, volevo sottolineare un attimino la prova di Gargano, che è stata straordinaria. Aspetta, fin quanto ha retto, il Parma ha giocato. Ha sbagliato però molto. Vediamo se c'è in linea il telespettatore di prima oppure un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Pronto. Buonasera. Buonasera, signor Pino, l'ho riconosciuta, lei. Ringrazio lei. Guardi, speravo che fosse sbollita la mia ira, ma vedo che ancora dai primi interventi non si vuole centrare il problema. Io di Boni penso che sia un omonimo, non lui, perché vedo che è stato folgorato sulla via di Damasco. Era uno che quando esordimmo con il Chievo diventammo poi l'ilarità di Verona, perché lui diceva dopo 30 minuti saremo già 3-0, poi disse che era iperbole. Ora lo sento stasera fare processi. Amico Boni, io ti stimo, scusa se ti do del tu, ma non si possono avere due parti in commedia. Questa è una squadra, io sono tetragono, come gli dissi io le prime giornate al dottor Langella, che mi poneva gli interrogativi. Questa è stata una campagna così fallimentare, perché abbiamo dovuto rinunciare ai nostri progetti, perché il signore che sta sta facendo un viso sconcertato sulla estrema destra, era lui che parlava d'Europa, questa maledetta Europa che ci sta condizionando. E poi non arrabbiamoci sugli specchi, mi parlate di gol di Totti in fuorigioco. Signori miei, il primo gol della Roma nemmeno nelle comiche si vede. Un Florenzi lasciato liberissimo, un Garcia che cambia modulo, il nostro allenatore. Però signori, non sparate sulla Croce Rossa, non pensate di esimervi dalle vostre responsabilità quando si parla che il signor Donadoni ha solo la colpa incommensurabile di aver avallato questa campagna così fallimentare. Signori, domenica io già sto tremando perché guardo la classifica e Dio non voglia essere Cassandra. Vedere un Parma relegato all'ultimo posto è una cosa che non mi va giù. Signor Pino, Pino stia tranquillo, Pino stia tranquillo. No, intanto dicevo una cosa: una campagna acquisti che prevede la conferma di Paletta, cito solo due aspetti, e l'acquisto di Cassano non può essere giudicato fondamentale. Adesso però bisogna darsi una sveglia. Pino è un Enrico, poi Pino dopo è un vi faccio vedere, amico. Poi dopo vi faccio vedere anche un altro tipo di ipotesi del Parma. Pino è un caro amico, è un fine intenditore di calcio.
Però aggira l'ostacolo, aggira l'ostacolo. Solo alla fine cita Donadoni e tutto sommato lo assolve. Però Pino, lei non deve avere un atteggiamento omertoso, perché se le cose stanno come dice lei, lei deve fare nomi e cognomi. Perché noi, lei dice il Parma ha fatto una campagna acquisti disastrosa, ma mi citi i nomi, gli artefici del disastro. Non c'è più. Perché? Perché, lo so che non c'è più, ma faccia outing con se stesso. Chi sono? Chi sono i responsabili? Chi sono i responsabili se giocano sempre quelli e sono soprattutto i giocatori che c'erano l'anno scorso? Se giocano sempre quelli è Donadoni che sceglie, no? Mi dispiace, Pino, è Donadoni se giocano sempre quelli. Mi dispiace, Pino, ma l'analisi è questa. Adesso se la Costa Concordia è naufragata, non è perché è una nave che non era attrezzata bene. È naufragata per colpa del comandante, Pino, è naufragata Enrico, per colpa del Enrico, comandante. Non facciamo paragoni. Noi abbiamo fior di giocatori, sì. Pino, che non abbiamo ancora visto, abbiamo visto parzialmente. Enrico, non facciamo paragoni irriguardosi. No, il disastro con Schettino. Non è irriguardoso, ma Daniele il naufragio Longo, è dietro l'angolo. Daniele Longo, poi aspetta un secondo, da Donadoni ci arriviamo. Tanto ti leggo un messaggio, ma Mauri è davvero così intoccabile, visto che non segna nemmeno a porta vuota? Ma lasciamo stare. Lo scrive Luca, che tra l'altro invoca anche un palladino titolare. Lasciamo ti faccio stare, vedere, Daniele Longo, un'altra grafica di un possibile Parma, di un ipotetico Parma, di come potrebbe effettivamente... Speriamo sia meglio di del come precedente. Potrebbe effettivamente essere. Però mi segnalano dalla regia che, e prima di andare alla grafica, andiamo da questo illustre ospite telefonico che ringraziamo per la disponibilità. Saluto Ivan Zazzaroni, opinionista della Domenica Sportiva, giornalista notissimo. Buonasera Zazzaroni, benvenuto a Teleducato. Ciao, buonasera a voi. Buonasera. Senti Zazzaroni, nei giorni scorsi ti abbiamo chiamato anche per fare chiarezza. C'è molta agitazione nella piazza di Parma, non so se eri in preascolto, se hai sentito anche il dibattito qua in studio. No, devo dire che c'è molta preoccupazione da parte dei tifosi, anche perché le aspettative erano diverse. Tu la scorsa settimana hai, nell'analizzare la situazione del campionato, insomma, hai espresso una certa preoccupazione per le sorti del Parma in questo campionato. Hai detto attenzione... Perché non stavo analizzando le sorti del campionato, ma partecipavo a un workshop aperto degli aspiranti giornalisti, un centinaio di ragazzi, e mi hanno chiesto chi vedevo... Secondo me chi rischiava quest'anno, io ho detto secondo me c'è una sbagliata valutazione di un paio di squadre, cioè ho la sensazione che 8-10 squadre quest'anno abbiano pensato che due dei tre posti fossero già assegnati a Livorno e Sassuolo. Ora, se per il Sassuolo può anche essere vero, perché sul piano qualitativo veramente poca cosa, pare che ha cercato di rinforzarsi, il Livorno la sua la gioca e ho visto dei mercati fatti un po', come posso dire, non dico al risparmio, però con non esattamente quello che deve essere fatto secondo me sul piano tecnico, per cui fra questo è anche quello del Parma, nonostante io abbia una stima molto 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 alta per Pietro Leonardi e per Ghirardi. Quindi ho la sensazione che la squadra è vero che doveva fare l'operazione Belfodil, perché a quelle cifre non si poteva certamente rinunciare alla cessione, però complessivamente la squadra non mi sembra al massimo proprio, cioè attrezzata per affrontare un campionato, tu giustamente con aspettative più alte, cioè il pubblico di Parma, che conosco molto bene anche perché i miei migliori amici sono di Parma, anzi di Brescello, il pubblico di Parma ha alzato un po' l'asticella, io credo che la squadra non corrisponda alle aspettative del pubblico. C'è una domanda da parte del nostro opinionista Enrico Boni. È una sensazione, non è... Certo, non certo. È, ho letto delle cose del tipo gufate, macumbe, delle stronzate allucinanti, io non mi permetto di fare cose del genere perché faccio un altro mestiere, obiettivamente, non ho... No, ma non abbiamo messo in dubbio questo, ci mancherebbe, anzi era un'opinione che ci interessava avere, quella di Ivan Zazzaroni. C'è una domanda da parte di Enrico Boni, nostro opinionista. Io, Ivan, dissento da quello che hai appena detto, però dissento in questo senso, vivendo l'atmosfera di Parma e del Parma. Il Parma, secondo me e secondo tanti altri colleghi, ha fatto una buona se non ottima campagna acquisti e difatti tu non hai indicato un settore particolare in cui possa essere deficitario. Quello su cui voglio la tua risposta, il tuo parere, è
che noi che seguiamo il Parma da anni e io che ho sempre sostenuto l'attuale tecnico da quando si è insediato anticipando nell'arrivo, adesso mi sono dissociato, sono sceso dalla scialuppa perché forse all'esterno non appare, ma Donadoni sta facendo delle scelte di modulo e di uomini assolutamente cervellotiche. E una grande parte della responsabilità di questa falsa partenza, secondo me, è questa. E la domanda è la tua opinione in proposito. No, per la verità, prima di ascoltare la mia opinione, mi devi dire quali sarebbero le scelte cervellotiche. Perché allora, le scelte cervellotiche di Donadoni sono sempre lo stesso modulo che si è visto dal precampionato che non funzionava, il 3-5-2, sempre gli stessi uomini e sostituzioni, ti potrei fare mille esempi, ti faccio l'ultima, 3-1 per la Roma, 89esimo minuto, sostituzione di Gobbi con Mesbah. Quindi l'allenatore non è lucido, perché non sostituisce un terzino con un altro terzino. Comunque i tre motivi sono questi. Modulo, giocatori sempre gli stessi e sostituzioni non tempestive. Se ti bastano, sembra che ce ne sia un bel po'. Credo che il modulo sia quello corretto, invece, proprio per le caratteristiche dei giocatori, probabilmente è quello che va un po' più in difficoltà Cassani. Ma oggi le squadre di classifica medio-bassa lavorano quasi tutte sul modulo 3, in Italia in particolare perché affronti squadre grandi che su quella direzione vanno. Io invece credo che il problema sia prevalentemente a centrocampo, in fase proprio di costruzione, tutto affidato al piede di Cassano. Ecco, il discorso di Cassano è molto complesso, nel senso che Cassano è un giocatore indiscutibile sul piano della tecnica, discutibile sul piano della tenuta psicologica, in una situazione oggi lui è un veterano ormai, evidentemente un 82, quindi ha fatto già i 31 anni, avrà ancora voglia, mi chiedo io, di affrontare un campionato di complessità, di differenze, non di alto livello. L'aveva fatto a Genova, però a Genova poi non era finita particolarmente bene sul piano dei rapporti, questa è una cosa. Secondariamente mi sembra sufficientemente sguarnito davanti, perché davanti se non ti funziona Mauri non hai grandi altre opportunità, devi sperare che Biabiani faccia qualche miracolo particolare. Ecco, io ho la sensazione che sia una questione proprio di struttura invece, non tanto di scelte cervellotiche o di altre cose. Poi è chiaro che magari cambi di sbagli, e certamente un cambio Mesbah Gobbi all'89esimo è una sciocchezza, cioè nel senso che non puoi valutare la mancanza di lucidità di Donadoni per un cambio di questo genere qua. Lui mi sembra sufficientemente lucido, anche troppo lucido conoscendolo. Il problema vero è che bisogna riacquistare, è una banalità, quell'umiltà, quella voglia di sacrificarsi che a Parma è necessaria, ma non soltanto a Parma, per portare a casa i risultati. Non devi alzare l'asticella del gioco. A Parma ti conosco perfettamente da tantissimi anni, perché veramente la frequento, la conosco, ci ho anche lavorato, quindi il rapporto con Ghirardi e Leonardi addirittura con Leonardi ventennale, con Ghirardi meno, ma questo non importa. C'è una tradizione del numero 10, secondo me, quasi anomala in Italia, perché io ho fatto ricordato da Zola, lo stesso Chiesa in un certo periodo, si voleva prendere Baggio, Morfeo, ultimamente Giovinco, un giocatore che però aveva molto da giocarsi. Io ho la sensazione che Cassano abbia meno, cioè, e ti ripeto, è il giocatore di maggior livello, forse sovradimensionato per Parma. A Parma io vedo meglio giocatori giovani, meglio giocatori che devono giocarsi la pagnotta, ecco, perché questo è un elemento, quando di sensazione. Certo. Poi è chiaro che magari Antonio è quello che ti risolve 10 partite, ti porta a casa i punti giusti, ti salvi serenamente e fine. C'è una domanda e poi ti salutiamo da parte di Daniele Longo di parmalive.com. Io sono d'accordo con l'opinione di Zazzaroni sul fatto del valorizzare i giovani, perché in questo momento penso che questo modulo non valorizza i giocatori in rosa. Il dato lampante di queste tre partite è che il Parma non porta uomini in area di rigore, c'è il solo Mauri. L'unica situazione dove Cassano è riuscito ad andare a mandare in porta Biabiani, il traversario di Biabiani non ha trovato solo Mauri pronto ad andare a rete. Il discorso dei giovani è giusto, perché noi abbiamo a disposizione un giovane molto interessante che l'anno scorso ha fatto molto bene, come Nicola Sansone,
e quest'anno è diventato, tra virgolette, un oggetto misterioso. Ha fatto 3 scampoli di partita. Io mi chiedo, secondo lei il Parma dovrebbe cambiare modulo per valorizzare anche un giovane talento come Nicola Sansone, che ha fatto benissimo anche con l'Under 21, non dimentichiamo. Ma guarda, io credo che il Parma presto tornerà al 4-4-2 con Cassano alle spalle della prima punta, e penso che Sansone possa essere comunque un'alternativa. Quindi in questo momento sicuramente ci sono alcuni giocatori che non danno delle garanzie, probabilmente Donadoni, che ha scelto questo tipo di situazione. Bisogna avere più corsa, bisogna avere più gamba. È vero che quando tu hai Biabiani, dove lo collochi? Lo collochi attaccante nei tre, questo è il concetto di un giocatore del genere. Io credo che terrà 4-4-2, cercherà di fare una squadra un pochino più solida, affiderà a Cassano il ruolo di suggeritore per la prima punta, però con una copertura maggiore del campo. Questa è la mia previsione, poi può darsi benissimo che continuando così le cose migliorino, che la difesa 3 comporti magari... Però tu hai ragione quando dici il Parma porta pochi uomini in area. Questo è il dato più significativo, perché ha pochissimi gol da centrocampisti. Grazie a Ivan Zazzaroni per la disponibilità e soprattutto per aver chiarito con grandissima lucidità quelle che erano le proprie... No, ripeto, però ecco, vorrei che fosse molto chiaro il concetto della enorme stima che ho nei confronti della... reparto tecnico del Parma e soprattutto anche del bene che voglia Parma. Questo è un dato di fatto, cioè quando uno dà una valutazione non è perché è di Bologna, tifoso del Bologna o, come ho letto, napoletano di adozione. Faccio un altro mestiere, non faccio il tifoso, quindi magari sbaglio, anzi mi auguro, cioè, niente per Parma, anzi sono convinto che mi sbaglierò, però sono tutte considerazioni che faccio assolutamente perché le penso e le ho concepite. Grazie a Zazzaroni. Allora ci dicono se Cassano delude, io fossi la società lo ridò indietro all'Inter a gennaio e mi vado a riprendere Giovinco, che a Torino non gioca. Firmato Luca, non credo che però Giovinco magari fosse disponibile firmato a rientrare. Fantacalcio. Daniele... Fantacalcio. No, aspetta, no. C'è qualcosa nel gozzo, sì, me lo fai dire veloce subito. Perché poi Zazzaroni faceva riferimento al 4-4-2, noi poi l'abbiamo disegnato in grafica al 4-4-2. Zazzaroni, che è un bravo giornalista, è diventato troppo uomo di spettacolo. Ma lo capisce anche mia figlia, che ha 9 anni, che si è contraddetto. Prima ha difeso il 3-5-2 e poi ha concluso. Ma come mai non gliel'hai detto? Me lo sai benissimo i tempi televisivi per prendermi i tuoi accidenti quando mi facevi segno non intervenire. Prima mi difende il 3-5-2, mi dice va benissimo, Donadoni non ha nessuna colpa. Poi mi dice prestissimo credo che il Parma passerà il 4-4-2. Il problema è che del Parma parla troppa gente a livello nazionale che non sa neanche dove è posizionato Parma sulla cartina geografica. Quindi quello che ha detto Zazzaroni, i nostri telespettatori, i tifosi del Parma, l'hanno già giudicato. Daniele Longo, ti faccio vedere, a te a Guglielmo Truppo, Zazzaroni faceva riferimento ad un probabile ritorno, a suo modo di vedere, al 4-4-2. Noi un 4-4-2 ipotetico, anche se molto offensivo, lo abbiamo disegnato. Poi può essere interpretato anche come un 4-2-3-1. Ma vediamo se perché domenica non giocare così? Mirante in porta, Cassani, Lucarelli, Felipe Gobbi in difesa, Biabiani e Sansone sulle due fasce. È chiaro che a questi due giocatori verrebbe richiesto grande sacrificio. Gargano con Parola fare diga lì in mezzo, Cassano e Amauri davanti, con Cassano qualche metro più indietro ovviamente a suggerire. Daniele Longo, sei d'accordo? Tira fuori gli attributi, rispondi ad Angella. Perché, caro Angella, rispondo io per te, faccio da ventrilo. Perché sono 10 giocatori che erano in campo nelle precedenti partite. Secondo me non è una questione di giocatori. Daniele Longo e poi Guglielmo Truppo su questo. Non è questione di giocatori. Secondo è una formazione che a me piace, perché l'ho scritto nel mio editoriale del lunedì. Il Parma deve cercare di osare di più. Questa formazione darebbe anche l'impressione al Catania di una squadra decisa, di una squadra che va lì a giocarsi la partita. Certo, dipende anche dalla interpretazione che hanno del ruolo i vari Biabiani e Sansone. Su Sansone ho pochi dubbi, sarà un mio pallino, non lo so. Io gli darei una possibilità perché ha dimostrato che comunque sa fare anche la fase di copertura. Su Biabiani ho qualche dubbio. Però abbiamo anche delle Colomba alternative. E fece un girone di ritorno eccezionale, giocò esterno di destra nel 4-4-2. Lo può fare benissimo, ha dimostrato di poterlo fare benissimo. Lo può fare benissimo e come diceva prima Guglielmo, che mi trova assolutamente d'accordo, se gli metti comunque un terzino dietro che lo sgrava da compiti di copertura, potrebbe anche
dedicarsi con maggiore incisività alla fase offensiva. Nel primo tempo abbiamo fatto 16 cross, nessuno è andato a buon fine. Un motivo ci sarà, perché se Biabiani deve fare sempre tutta la fascia, perde anche un pochettino di lucidità. Questa è la mia opinione. Truppo? Sul fatto che Biabiani possa fare l'ala destra di un 4-4-2 non ci sono dubbi. L'ha fatto per tanti anni e ha dato lì il meglio di sé. E penso addirittura che sia più predisposto al sacrificio rispetto a Sansone. E non mi convince solamente la posizione di Sansone. Per il resto la formazione, secondo me, potrebbe essere questa. Anche perché io però sposterei solamente Sansone qualche metro. Posso dire una cosa, Guglielmo? Secondo me Donadoni non va a giocare a Catania con non andrà squadra. Mai a giocare. È una nostra ipotesi di redazione. Secondo me Donadoni non va a giocare con questa squadra, neanche morto. Io penso che, conoscendo un po' il mister, mi permetto di dire così, non si allontanerà più di tanto poi da quelli che sono i suoi canoni. Il 4-4-2 no, non è, allora, secondo me non può essere nelle corde di una donna. Vi leggo un paio di messaggi. Non far giocare Sansone titolare in questa squadra è un'offesa per il calcio. Un altro telespettatore via SMS, si firma Gianmarco, ci scrive: Donadoni, secondo me, se perde a Catania viene licenziato. Io prenderei ma Trapattoni. No, ma, vabbè, no, ma no, ma lasciamo stare questa, di Trapattoni parliamo dopo. Però, Angela, no. Io ho l'impressione... No, perché secondo te rischia Donadoni. Ma lascia stare, ne parliamo dopo, ti ho detto. Questo, non stravolgiamo la scaletta. No, Angela, ci siamo. Angela, non puoi cambiarmi il modulo con 10 giocatori che sono gli stessi. Allora, io non riesco a spiegarmi. La colpa è mia. Io non riesco dubbio. A spiegarmi. Allora, ti spiego cosa sta succedendo in seno al Parma, perché è la verità. Con molto garbo, proprio perché c'è un gioco di squadra, il presidente Tommaso Ghirardi e il direttore generale Pietro Leonardi, che sono il nostro vero vanto, non è il prosciutto, il lambrusco, il parmigiano, ma sono Leonardi e Ghirardi. Vabbè, vieni al dubbio. Hanno dato una pacca sulla spalla a Donadoni e gli hanno detto: Ghirardi, io ho speso tanti soldi e Leonardi, io ho comprato tanti giocatori. Roberto, guarda questi giocatori, perché non si può. Ma abbiamo uno dei migliori giocatori di età media che ci sono in Italia, che è Rosi. Boia cane se me lo metti in formazione una volta. Abbiamo Mesba che sprizza saluti da tutti i pori e alla Sampdoria, che non sono scemi, ce l'hanno chiesto. Abbiamo Munari, che gli abbiamo fatto un quinquennale, Angela, 5 anni, e che comunque è uno che fa della legna a centrocampo. Ma Munari va bene per abbiamo la panchina, abbiamo un Benaluan che lo voleva mezza Inghilterra, e di là dalla manica hanno il palato fine. Abbiamo un Mendes che non si sta comportando male. Ma Angela, le tue sono, e quelle di Pupo e dei vari Di Marzio e Pedula di Parma, le vostre sono supposizioni, le mie sono certezze. Va bene. E tu svicoli, e voi svicolate, Lollo, e Zazzaroni straparla. Lollo scrive: sono passate 3 partite, ok criticare Donadoni che deve cambiare qualcosa, ok le critica la squadra, ma non si può già iniziare a dire che il mercato è tutto sbagliato. Invece, Daniele Longo, vengo da te e ti chiedo, al di là dei cambi tattici, ma insomma, se dovesse andare male, Donadoni inizia a rischiare qualcosa? Non dico che, come scrive il nostro telespettatore, va licenziato, bisogna prendere Trapattoni, adesso si rincorrono già dei nomi attraverso gli sms, attraverso i commenti, però insomma la sua posizione potrebbe farsi un pochino più difficoltà. Io credo che la posizione del mister non è più salda come quella di qualche mese fa. Il campanello d'allarme è suonato, perché è inutile girarci intorno, ok? Che comunque abbiamo affrontato la Roma comunque ha fatto 6 punti contro 2 neopromosse, ha dimostrato di essere un'ottima squadra, però non è nella Juve, nel Napoli. Già dalla partita con il Catania ho qualche dubbio. Rimanderei comunque questa domanda fra qualche domenica, perché avremo anche altri impegni dopo Catania molto importanti. Si gioca in casa con l'infrasettimanale con l'Atalanta e poi a Firenze il lunedì 30. Io credo che la posizione del mister non è più salda, anche se i rapporti sono ottimi, però è sempre... Diciamo che qualche dubbio, qualche scricchiolio, dubbio che ne dici? Ma io... Ti viene da ridere? Sì, no, non mi viene da ridere. Io penso che dopo 3 partite il mister non rischia. Ha potuto fare tutti gli errori, però vorrei rimarcare questa cosa qua. Secondo me il mister non rischia. Però vorrei chiedere anche a Boni, se tu prendi 2 gol simili, no?
come hai preso con la Roma, quello di Florenzi e quello di Totti. Di chi è la colpa? Dei giocatori o del modulo? No, vorrei capire anche questa cosa qua. Di tutte e due. Di tutte e due. Perché di tutte e due? Lo è di tutte e due, perché i giocatori non possono essere sempre i giocatori non possono essere sempre gli stessi. Ma perché il modulo, lo stiamo dicendo tutti, è un modulo non confacente. E dopo tre giornate, caro Pupo, è ora di cambiare. Sarebbe ora di cambiare. Atteggiamento. Poi, Donadoni, bisogna precisare com'è la situazione di Donadoni. Donadoni gode, Angela, della fiducia, della proprietà e della dirigenza. E chi lo mette in dubbio? E chi lo mette in dubbio? Però, nel calcio c'è una legge, scritta o non scritta, che dice che non si può continuare a fare brutte prestazioni, perché quelle del Parma non sono certo state belle brutte prestazioni, non si può continuare a non fare risultato e non si può già alla terza giornata, attenzione perché i ragionamenti vanno ponderati, non si può già alla terza giornata attaccarsi per cercare di fare stare più serena la squadra a situazioni oggettivamente ridicole, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, come il fuorigioco o non fuorigioco di Totti con tanta di comunicazione ai giornali. Non si può, non si può. Però capisco, perché avrei fatto altrettanto anch'io nei panni di Leonardi e di Donadoni, di Leonardi e di Ghirardi. Capisco, ma ovviamente sono da un'altra parte e devo dire le cose come stanno. A questo punto il Parma è di fronte a un bivio. Il Parma ha un contratto pluriennale con Donadoni, altre due stagioni, ma non è tanto la scadenza, perché se Donadoni dovesse essere esonerato dal Parma, quest'altro anno va da un'altra parte. Il Parma, ribadisco, farà di tutto per difendere Donadoni, perché c'è il progetto, perché spererà di rilanciarsi, perché andando sul mercato allenatori non c'è una figura proprio adatta in questo momento. Ma se dovesse andare tutto male e dovessimo a malincuore abbandonare il suo destino Donadoni, noi non possiamo fare la scelta di un allenatore con un contratto pluriennale. Noi dobbiamo scegliere un allenatore che ci traghettare il Parma fino alla fine della stagione. Fammi capire però, Enrico, allora, e fammi capire veloce, sì, io non ho capito questo. Tu saresti uno che, il Parma perde male a Catania, rimuovi Donadoni oppure gli dai fiducia più a lungo? No, Donadoni, il Parma può perdere a Catania, può pareggiare con l'Atalanta e può perdere a Firenze. Io ho detto la prima trasmissione, i conti li facciamo a settembre. Fine a fine settembre, anche se le perde tutte e tre, non rischia. Alla settima giornata saluta la compagnia. Se le cose dovessero andare male. E fammi dire una cosa, sì, per la veloce, però fai parlare, faccio parlare anche gli altri. Vuoi sapere il futuro allenatore? No, ma tu non puoi sapere. E come non ti interessa? Intanto do una notizia, vedi che voi siete i pedullà del mercato. Dai, e Di Marzio, ma lascia stare, Pupo. Gasperini non viene a Parma adesso. No, non viene a Parma adesso. Dove? Non viene, perché Gasperini ha bisogno di giocatori diversi da questi. Gasperini e Cassano non rientra nell'idea tattica di Gasperini, non rientra, perché Gasperini è uno da 3-4-3 o massimo 4-4-2, ma Cassano non c'è spazio. No, ha sempre giocato col 4-3. No, allora, ha sempre giocato col 3-4-3. Un SMS. Gasperini no. Ha giocato col 3-5-2. Trapattoni. No, lo diceva un telespettatore. Trapattoni lo può dire Pupo. Pupo, sì, un telespettatore che ascolta te e te, siete in tre che potete dire Trapattoni. Al Parma, se va tutto male, ci vuole un traghettatore e un uomo di polso. E questo allenatore... Attenzione Enrico, sottolinea il se va tutto male. L'ho perché detto, sennò l'ho poi detto, a casa, Angela! A casa con ho detto che non dicono, rischia. Ma certo, la gente non ascolta e dicono quello che vogliono. Ho detto che fin dalla fine di settembre, se perdiamo a Catania, se perdiamo con l'Atalanta in casa e se perdiamo a Firenze, vabbè, non rischia. Ma, le perdi tutte, ma cosa devo dire? Ho detto che non rischia, ho fatto un fermo esempio lì, estremo. Enrico. Allora, Trapattoni lascialo nell'album, sì, dei fammi ricordi. Il nome. Il nome è uno solo, prima che ce lo portino via altri. Serse Cosmi. Va bene. Allora, Truppo, vengo da te, voglio sapere cosa ne pensi, se Donadoni è bene saldo oppure non tanto, anche in caso di risultati negativi. Prima però leggo un messaggio di Filippo, dice: ragazzi, state calmi, occorre dare tempo a Donadoni e alla squadra. La prima partita con pareggio in trasferta o vittoria in casa, la squadra riprenderà fiducia e cambierà marcia. Speriamo. Grazie Filippo. Truppo. Speriamo. Può essere, però bisogna stare calmi, lo deve dire al signor Boni qui, perché allora, io penso che
nelle valutazioni ci voglio un po' di equilibrio. Prima di cominciare questa stagione ho sentito parlare di Europa, adesso sento parlare di cose che non vanno. Siamo alla terza partita, io per me Donadel non rischio. Non ha poi così... È legittimo però così... Guglielmo domandarselo. Sì. Certo, se le perde da qui fino fine di settembre poi è chiaro che salta. Però, dico io, no? Cioè, è la terza partita... colpe specifiche non ne ha poi così tante. Secondo me è solamente una questione di atteggiamento. Come lo era anche, come lo è stato anche in quella fase decadente del girone di ritorno. Poi abbiamo fatto tanti errori. Donadoni ha sbagliato, per carità, ha le sue responsabilità, è lui che li allena. Quindi qualcuno sbaglierà. Non sbaglieremo di certo noi a mettere in campo. Non siamo di certo noi a fare le scelte, a decidere chi va in campo. Però io penso che sia troppo presto per giudicare. Anche perché alla terza partita a me non è piaciuto proprio il modo in cui è stata affrontata la gara dopo il gol. Perché se tu vinci 1-0, quel gol, come ho detto prima, lo devi difendere, lo devi amministrare, devi stare attento a giochi contro la Roma, una grandissima squadra. Qua fanno già il nome di Davis Mangia, si stanno scatenando. Mentre un altro telespettatore dice, Boni dice di avere molte certezze, io invece ne ho una sola, che Boni col calcio non c'entra niente. Può essere. Si firma, magari abbiamo letto, però prossima volta si firma. Guglielmo, quindi a completare penso che ci voglia equilibrio. Magari è vero, se fa un risultato, se domenica vincesse a Catania acquisterebbe un po' di fiducia, certo. Però va rivisto l'atteggiamento di certi giocatori. Poi ci sta il cambio di modulo, magari. Io un altro telespettatore ci scrive: Trapattoni è il padre di Donadoni. Quindi andrebbe bene. Enrico chiede un uomo di polso. Mi sembra che Donadoni di polso Trapattoni di polso ne abbia. Secondo me è un discorso affrettato quello della successione. C'ha 80 anni! Anche tu. E poi con chi viene ad allenare? Con chi viene ad allenare? Si porta anche Tardelli? Ma non illudiamo la gente! Ma anche tu hai idee da 80 anni. Ma non illudiamo la gente, Pupo. Ma non illudiamo la gente. Ma che Trapattoni, ma che Mangia? Ma mettiamoci anche... Attenzione, io dico però... Mettiamoci anche Stramaccioni, così va a cena con Cassano. Dai! Un allenatore a Parma ce l'abbiamo, io lo sapete, non vado pazzo per Donadoni, l'ho sempre detto, però attenzione, un allenatore ce l'abbiamo. Non facciamo subito dei processi, certamente sono d'accordo con quello che ad esempio diceva Daniele Longo, è chiaro che qualche dubbio è emerso dopo queste prime tre giornate, poi però c'è già la possibilità, attenzione, perché adesso sento dire, lo avete già detto, e poi dopo ne parleremo perché dopo la pubblicità andremo anche a Catania, però sento già dire... a Catania si perde, ma il Catania ha 0 punti, ma il Catania ha 0 punti, sta peggio del Parma, all'interno del Catania c'è anche qualche problema societario. Ma io quando parlano gli altri li ascolto con attenzione, e meno male, e sono preoccupato, perché il qui presente Guglielmo Truppo in arte Pupo ha testé detto, certo se il Parma arriva a fine settembre che le perde tutte e tre le partite che rimangono, è chiaro Donadoni salta. Quindi se lo dice Guglielmo Truppo, che è più conservatore della Thatcher, che dice che se le perde tutte e tre Donadoni salta, vuol dire che se Donadoni fa un solo punto è sul filo del rasoio. Basta, smentisci di aver detto questo? No, allora basta, allora se lo dici tu che sei un conservatore, la situazione è critica, ribadisco, vogliamo bene a Donadoni, ma Donadoni deve presentare 4-6 giocatori diversi. No. Poi può fare anche la Daniele bizona, Longo, prima, può fare anche la prima, bizona prima come della, modulo. Prima della pubblicità ti chiedo questo, non è che magari c'è qualche problema a livello di orientamento, mi spiego. Tantissimi giocatori, qualcuno doveva partire negli ultimi giorni di mercato, in realtà è rimasto. Insomma, ci sono dei giocatori pesanti da mandare in panchina. Benaluan è uno che aveva mercato, è rimasto a Parma, l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione. Benaluan è stato relegato in panchina. Io non, se fossi in Benaluan non sarei tanto contento, tirerei dei, tra virgolette, dei gran calci alle panche dello spogliatoio. Sono molto d'accordo, sono perfettamente d'accordo con te, per il semplice fatto che su precisa domanda la risposta non mi ha, che è stata fatta al mister, non mi ha soddisfatto completamente, perché Benaluan è arrivato l'anno scorso a Parma come difensore centrale, come diciamo un prodotto grezzo, è migliorato tantissimo, soprattutto nella seconda fase di campionato, e anche grazie al mister che comunque l'ha adattato come terzino destro. Certo, non ha dei piedi raffinatissimi, però si è dimostrato uno degli elementi più interessanti nella seconda parte di stagione. Vederlo adesso in panchina
e far giocare un altro giocatore come Cassani, che per carità è un giocatore di dubbio valore perché vanta anche 11 presenze in nazionale, questo non lo dobbiamo dimenticare, in un ruolo non suo, mi sembra un pochettino penalizzante verso un giocatore che fino alle 6 di lunedì della chiusura del 31 di agosto era in procinto di cambiare casacca. Non vorrei che si è creato anche, come dicevi tu, qualche problema di... No, è un'ipotesi, è una domanda, ma noi insomma facciamo i giornalisti, cerchiamo di fare opinione, di raccogliere anche gli umori della piazza e cerchiamo di porci degli interrogativi. Insomma, se poi a qualcuno il nostro modo di dibattere non piace, certamente non stiamo qua a dire che va tutto bene dopo un punto in 3 partite e dopo delle lacune evidenti mostrate a livello di gioco. Siamo in pubblicità, ci andiamo subito, non prima però di aver letto un messaggio postato sulla pagina Facebook della nostra Teleducato, lo scrive Filippo Melegari. Insomma, Donadoni, che è comunque uno ostinato, evidentemente non ha avuto giocatori funzionali al suo modo di impostare la squadra. Beh, insomma, io credo che Donadoni abbia a disposizione dei giocatori con i quali può operare diversi moduli, diverse soluzioni. Io l'ho sempre detto, se avessi a disposizione una squadra come il Parma sarei molto molto contento. Felice. Andiamo in pubblicità, tra pochissimo andiamo a Catania per capire che aria tira questa settimana a Catania, che squadra troveremo, e poi parleremo anche di mercato. Due nomi, Biabiani e Mattia Destro, a tra poco. Personalizzati, tagli d'avanguardia, spa, trattamenti e colori innovativi, make-up personalizzato, consulente d'immagine per ogni evento ed ogni età. Visita il sito www.personalitahairstyle.it e scopri i vantaggi delle nuove promozioni. Linea trucco Morgan Visioli Make-up. Pacchetto Total Look. Taglio personalizzato. Studio della fisionomica e stile. Pacchetto sposi. E tante altre curiosità. Vi ricordiamo che le nostre tessere fedeltà non hanno scadenza. Personalità e Hairstyle di Morgan e Dani. We'll be right back.
Eccoci qua di nuovo in diretta, calcio e calcio più, una puntata davvero ricca di temi interessanti, molto molto seguita, come dimostrano anche i contatti attraverso Facebook e gli SMS, oltre le telefonate che stanno giungendo. Un saluto particolare a chi ci sta seguendo da Pescara e ce lo comunica attraverso SMS. Un saluto dunque ai telespettatori di Pescara. Dove hanno un grande allenatore, Pasquale Marino, e torneranno in Serie A. Da Pescara andiamo però direttamente a Catania, perché abbiamo un collegamento telefonico. C'è per noi da Catania il collega di Radio Cuore, Radio Fantastica, radio ufficiale del Catania, Max Licari. Buonasera Max, benvenuto. Buonasera a voi. Senti, noi qua stiamo un pochino dando sfogo alla delusione della Piazza Parmigiana, perché ci si aspettava un inizio molto diverso. Crediamo che delusione e anche rabbia ci siano a Catania. Domenica è un po' un match tra le delusioni di questo inizio di campionato, Catania e Parma. Che aria tira lì in Sicilia? Ma guarda, sul fatto che sia un match fra squadre che potrebbero fare sicuramente di più non ci sono dubbi. Sia il Parma sia il Catania hanno un organico che presupporrebbe, ecco, risultati migliori almeno in queste prime partite di campionato. Il Catania non cominciava così male dalla gestione Azzurri di un paio di anni fa, che poi fu rimediata in maniera incredibile da un girone di ritorno pazzesco di Mihajlovic, ma il Catania era ultimo in classifica appunto nel girone d'andata. Quest'anno i presupposti erano diversi, si è partiti male, anche se l'organico sulla carta sembra addirittura rafforzato rispetto a quello della scorsa stagione, e la società è molto fiduciosa. L'ho detto anche il presidente Fulgirenti qualche giorno fa, ha detto: beh ragazzi, rimbocchiamoci le maniche, la squadra c'è, sicuramente riusciremo a fare meglio nelle prossime partite. La partita con il Parma riveste un'importanza fondamentale, perché il Catania deve fare assolutamente 3 punti, ed è una partita difficilissima perché i Ducali non hanno fatto tanto meglio rispetto agli Etnei, quindi si preannuncia veramente una gara molto molto tesa. A livello di formazione, verso che scelte si va da parte di Maran? E ti chiedo anche se Maran rischia qualcosa, perché pochi minuti fa parlavamo insomma di un Donadoni le cui quotazioni sono molto in ribasso in questi giorni. Eh beh, se sono in ribasso le quotazioni di Donadoni, che a mio parere è uno dei migliori allenatori italiani, mi sembra un po' così, però Maran ha dimostrato l'anno scorso di essere un ottimo allenatore. Addirittura il Catania ha prodotto il miglior risultato della sua storia, giocando anche il miglior calcio della sua storia. Quindi per adesso non rischia assolutamente nulla, anche se poi il calcio è così. Se dovesse perdere altre 2 o 3 partite di fila, e allora ben sapete che la situazione potrebbe diventare un po' così, Max, pietrosa. Max, ciao, sono Enrico Boni. Sì. Ciao Enrico. Ciao. Allora, dilla tutta, mettiti una mano sul cuore e giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Tu sai benissimo che la storia di questo ultimo lustro dice che il Parma, quando è venuto a Catania, ha rimediato solenni scoppole, non solo nel risultato, ma giocando anche male. Quindi, a Catania, io lo so che dalla squadra, la tifoseria, eccetera, eccetera, sotto sotto dite, e vabbè, meno male che viene il Parma, che già ha la vocazione della Croce Rossina, poi con noi rimedia sempre delle brutte figure. È così o avete davvero, come hai detto tu, ma sii sincero, ti prego, avete paura di questo Parma? No, no, ma sarò sincerissimo. Il Catania, visto al Livorno, non può vincere nemmeno col Pescara. Cioè, il Livorno, a mio parere, a livello di organico, ma l'ho vista anche in campo domenica scorsa, è una buona squadra di Serie B. Penso che quest'anno non raggiungerebbe la promozione in B. Quindi evidentemente la situazione è quella. Il Catania, visto a Livorno, perde col Parma, ma perde con tutti. La speranza è che non sia quello il Catania, perché si è vista una squadra presuntuosa, cioè una squadra convinta di essere superiore rispetto a quello che è al momento, e non una squadra che deve lottare per la salvezza così come ogni anno. E questa è una cosa molto grave. Invece il Catania deve, anche se ha dimostrato l'anno scorso di essere una buona squadra, deve partire sempre con il presupposto di gettare l'anima in campo e raggiungere i 40 punti, così come penso anche il Parma, perché poi al di là delle 6-7 sorelle, diciamo, che hanno un gettito e un bilancio più importante,
le altre devono tutte salvarsi sostanzialmente, compresa l'Udinese. Ma a me preoccupa soprattutto il discorso della tifoseria, tu sai che io sono sempre venuto a Catania. La tifoseria, domenica, i giocatori del Catania, se non fanno risultato con il Parma, siamo a Catania, non siamo a Parma dove, vabbè, si sospira se va male. A Catania i giocatori, domenica, non vanno a casa. Quindi il fatto che venga anche da una prestazione negativa il Catania è ancora un ulteriore motivo di preoccupazione. Che aria c'è tra la tifoseria? Hanno dato l'ultimatum ai giocatori? No. Per adesso sono rammaricati, ma non sul piede di guerra. È chiaro che basta un'altra sconfitta e la situazione naturalmente può precipitare. Però è chiaro che il Catania può augurarsi tutto, tranne che perdere domenica in casa con il Parma, perché altrimenti la situazione diverrebbe così poco consona. Io direi che comunque si tratta di una partita equilibrata fra due squadre che hanno grossi problemi. Io ho visto anche il Parma in registrata nell'ultima partita e devo dire che non mi ha fatto una bellissima impressione, così come il Catania. Ecco, è una squadra che ha problemi di tenuta e di condizione in molti giocatori, e quindi sarà, penso, una partita più o meno equilibrata. Max, noi ti ringraziamo per il tuo contributo, ti auguriamo buon lavoro, ti facciamo in bocca al lupo per il proseguo del campionato del Catania, naturalmente a partire dalla partita dopo, quella contro il Parma. Beh, questo è sempre ovvio, naturalmente per noi che seguiamo le squadre del cuore, tra virgolette, quindi è una cosa assolutamente ovvia. Ciao Max, un saluto. Enrico diceva, a proposito, guarda, ti lancio una battuta, però ha già mandato tre messaggi dello stesso tenore Emilio e scrive: Boni, lei si dovrebbe mettere a controllare la vita notturna dei calciatori. Ovviamente te lo scrive come battuta perché non crediamo che ci siano assolutamente dei casi da riprendere. Grazie Emilio, grazie di questo messaggio. Lei ricorderà, come io, già dalla scorsa stagione e da quella ancora precedente, tocco questo tasto. I giocatori devono essere controllati. Stai tranquillo, Angela, non ci querela nessuno. I giocatori devono fare A, vita monastica, B, essere controllati. Ma perché c'è qualcuno che non la fa, no? B, essere controllati, sono stato chiaro. C, devono andare a letto presto. Sì. Abbiamo capito. Basta lì, mi fai prendere delle altre querelle, Enrico. Perché a Parma si sta bene. A Catania, se vedono un giocatore in giro, non dico a fare in giro, oltre il coprifuoco, quel giocatore lì, stai tranquillo che non ci va più. Ma questi sono discorsi da anni 60. Anni 60, Angela? Ma Tony è vecchio, lui cos'è? Ti faccio vedere la formazione del Catania. Sentiamo il Di Marzio di Parma. A te, Daniele Longo, vi faccio commentare la possibile formazione del Catania, così si è presentato domenica scorsa a Livorno. Questa è la formazione tipo: Anduari in porta, Pablo Alvarez, Spolli, Bellucci, Biraghi in difesa, Almiron, Taxidis, Plasila, centrocampo, Barrientos, Bergesio, Castro in avanti. Se giocano come devono giocare è una formazione temibile. Non è male. Non è male. Però abbiamo sentito dal collega di Catania, è un momento nero. È un momento nero, è una formazione molto simile a quella che abbiamo affrontato lunedì, anche se questo è un 4-3-3 più puro, perché i Barrientos, Bergesio e Castro agiscono sulla stessa linea. Quindi c'è Barrientos che... prima contro la Roma c'era Totti che magari andava un po' più indietro a giocarsi, a prendere palla e a cercare di giocare. Io penso che sia una formazione di tutto rispetto. Daniele Longo? Io penso che potrebbe esserci un avvicendamento sull'esterno su Biraghi, perché potrebbe giocare anche Monzone, che è partito titolare a Firenze. Magari una partita in casa dovrebbe fare... Però insomma ci cambia poco. Sì. Forse Castro con Leto saranno quei due, c'è anche Leto che hanno preso dal Panathinaikos, che ci credono molto, però orientativamente... molto, soprattutto Barrientos e Bergesio, perché se indovinano le giocate, Bergesio noi non è abbiamo una difesa di secondo fenomeno. Me l'attaccante che servirebbe, il tipico attaccante per caratteristiche tecniche, l'attaccante che servirebbe al Parma. A proposito di attaccanti che servono al Parma, Daniele Longo e Guglielmo Truppo,
Allora, adesso voglio vedere se siete veramente il Pedulla e il Di Marzio di Parma. Mattia Destro, oggi da Roma è rimbalzata questa notizia. Il Parma starebbe pensando, usiamo tutti i condizionali del caso, anche perché non abbiamo ovviamente trovato conferme e riscontri, però starebbe pensando a Mattia Destro per il mercato di gennaio. Attenzione, perché Mattia Destro attualmente è ai box, un grave infortunio al ginocchio, ha avuto diverse ricadute, è stato operato già in due occasioni, rientro previsto per dicembre, punto interrogativo. Sì, beh, hai detto bene, perché Destro è al centro di una situazione abbastanza controversa. C'è stato uno scambio di accuse tra lo staff medico del NER 21 e quello della Roma sulla cura dell'infortunio che aveva già subito, se non sbaglio, nello scorso gennaio. Dall'entourage del giocatore non filtra questa volontà di cambiare aria, mentre da Roma sorgono alcuni dubbi sulla tenuta del ragazzo. Certo, potrebbe essere un acquisto in chiave Parma, perché si tratta sempre di un ragazzo di prospettiva. Un attaccante servirebbe. Che ha fatto bene. Io credo che il Parma a gennaio qualcosina davanti farà, perché Okaka secondo me non dà le garanzie sperate. Un Vici Amauri che non sia, come dice come ha detto il direttore qui, un clone, però che abbia delle caratteristiche per giocare come prima punta serve, perché secondo me su Okaka non ci si può fare troppo affidamento. La pista adesso non so se potrebbe, perché comunque ricordiamo che la Roma ha fatto un investimento molto importante sul giocatore. Certo, la Roma magari, se si dovesse rendere perché conto, perché si parlava su una base di Destro, un scambio di comproprietà, proprio così pronto, dice vabbè, lo mandiamo a giocare nella seconda parte del campionato sulla in un'altra squadra in provincia. Io però, mia opinione, se io fossi nel Parma dico, beh, io voglio un giocatore al 100%, cioè un giocatore che viene qua con mezza stampella non mi interessa, truppo. Ma Destro sulla tenuta fisica qualche dubbio c'è, pochi dubbi ci sono sulle caratteristiche tecniche, anche perché sarebbe anche lui un giocatore adatto per le mosse del Parma. Al di là del fatto che sia apprezzato, poi io non ho trovato nessun, come giocatore ovviamente, io non ho trovato nessun riscontro su richieste, su possibili trattative, oppure Destro è un giocatore al di fuori della portata del Parma, parliamoci chiaro. E poi è stato un investimento, scusa Enrico, da parte della Roma, la Roma ci crede, l'anno scorso lo ha acquistato, ricordiamo tutti come, quindi battendo. Ma si parlerebbe, attenzione, squadre, di un eventuale prestito, sì, proprio per dire... A queste condizioni forse a settembre... Però magari... che va bene solo alla Roma. Angela, siamo una società di calcio o siamo un centro di riabilitazione fisica? Cioè, è quello che dico io. Ragazzi, è una trattativa difficilissima. Potremmo anche fare la scommessa, ma la bisogna pensare. La società Parma deve piantare di prendere giocatori infortunati, nostro telespettatore. A me Destro piace. Sono stato il primo. Io riprenderei indietro Belfodile. Sono stato il primo l'anno scorso a dire che Destro era un potenziale obiettivo del Parma. L'interesse, perché l'interesse credo che ci sia effettivamente, conferma la giustezza delle mie affermazioni di allora, ma Destro è messo molto male. Destro fisicamente è messo molto molto male. Noi abbiamo già Obi da recuperare fisicamente. Beh, Obi una settimana ed è pronto, dai. Sì, una settimana ed è pronto, Angela. Questa è degna del miglior barzellettiere. E questo è un ruolo che tu potresti anche assumere nella trasmissione. Cioè, ma come si fa a dire Obi gioca fra una settimana? L'ultima partita l'ha fatta a febbraio e la penultima risale la notte dei tempi. Ma stiamo scherzando? Ma Obi voglio vedere quando giocherà. Chiuso il capitolo Obi. Destro è tutta da decifrare l'entità del suo infortunio. Tocchiamoci tutti, Destro potrebbe essere anche a rischio la carriera di Destro. Quindi, cioè, se avessimo la garanzia sarebbe un'operazione magistrale, possiamo permetterci già Destro e poi tocchiamoci, che tu sai che io ho un filo diretto con Genova, e a Genova dicono Cassani è ottimo giocatore, facciamo tutti gli scongiuri finché non si rompe. Felipe è un altro soggetto a infortuni. Allora, speriamo che qualcuno lassù benedica i nostri giocatori. Stai delegittimando la campagna acquisti di Leonardo, ma va bene. Stare. E soprattutto qualcuno da lassù benedica, dia una benedizione particolare, magari Papa Francesco gli telefoni per rincuorarlo, perché Papa Francesco telefona a tutti quelli che gli scrivono, quindi gli voglio scrivere anch'io, gli voglio dire Papa Francesco, telefona a Donadoni. Daniele Longo, su Destro?
Secondo me non è un'operazione, una pista percorribile soprattutto a gennaio, se ne potrebbe parlare magari a fine anno, se la Roma fa delle valutazioni diverse. Come dice su Enrico, su questo sono d'accordo, ci sono dei dubbi sulla tenuta fisica, sul recupero dagli infortuni. Chiaro che se Destro sta bene rimane a Roma, dai. Destro se rimane, se appunto, anche perché la Roma, a parte Totti, non ha una prima punta. C'è Borriello che dovrebbe, secondo me, va via a gennaio e dovrebbe andare alla Fiorentina perché... Come vice Gomez. Io sì, non credo che sia una pista percorribile, certo, è una, sarebbe un altro, se naturalmente il giocatore tornasse a pieno regime, sarebbe comunque un ottimo acquisto per il Parma, anzi potrebbe risolverci molti problemi. Allora, siamo in pubblicità, poi torniamo in onda, abbiamo gli ultimi 5 minuti, c'è chi ci scrive di Rocchi, perché il Parma non pensa allo svincolato Rocchi, che sarebbe pronto subito, ne parliamo tra pochissimo con Guglielmo Truppo, che ci deve anche relazionare sulle voci relative al possibile, probabile passaggio di Biabiani a gennaio dal Parma alla Juve. A tra pochissimo, pubblicità. È un bene prezioso e per questo l'Ottica Maria Luigia mette a disposizione tutta la sua professionalità per salvaguardarla. Occhi da proteggere, occhi da schermare, occhi da aiutare. Scopri le tante proposte dell'Ottica Maria Luigia. Potrai scegliere tra lenti certificate, una vasta gamma di lenti a contatto e mille modelli di montature per trasformare i tuoi occhiali in uno splendido accessorio moda. All'Ottica Maria Luigia troverai anche uno studio competente che si prenderà cura della tua vista in modo accurato. Potrai avvalerti inoltre di un laboratorio attrezzato per il montaggio e specializzato in lenti progressive. Perché quando si tratta dei tuoi occhi, non puoi scegliere a caso, ma devi affidarti solo a chi sa garantirti un'assistenza altamente professionale. Da Ottica Maria Luigia trovi tutto questo e molto di più. Ottica Maria Luigia, un aiuto prezioso per un bene prezioso. Ti aspettiamo a Colorno, via San Rocco 2 e a Parma, presso il complesso commerciale Campus.
ultimissimi minuti di diretta qui a Calcio e Calcio Più, prima puntata. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo su Facebook e attraverso gli SMS. A proposito di SMS, ci scrivono Floccari a gennaio, ma c'è anche chi ci scrive, lo scrive David, perché non pensare allo svincolato Rocchi che sarebbe pronto subito? Daniele Longo, una pista praticabile. Leonardi aveva detto, quando era stato nostro ospite 2 settimane fa, non ne parliamo neanche. Non credo che sia una pista praticabile per la volontà della dirigenza del Parma. Rocchi è senza contratto, l'entourage del giocatore l'ha offerto a 2 club di Serie A come il Livorno e il Sassuolo e non ha ricevuto una risposta positiva. Lui ha rifiutato anche una proposta abbastanza importante in Arabia Saudita perché si sente ancora un giocatore che può dare alla Serie A, può giocare benissimo nel nostro campionato. Non credo che sia una pista percorribile anche per evidenti problemi anagrafici, comunque certo. L'età... No, io credo, e poi anche a livello insomma di contratto bisogna investire. Quello che è sicuro me è che se lui ci avesse una telefonata da Parma non direbbe nemmeno. Truppo invece via Bianici lo perdiamo a gennaio. Oggi c'è stato questo articolo piuttosto allarmistico, ovviamente in chiave parmigiana, da parte della Gazzetta dello Sport. Via Bianici, insomma, con le valigie già in mano, questo era il senso, a gennaio per andare alla Juve, con Padoino De Ceglie come contropartita. La cosa vera è che Conte l'ha chiesto espressamente, ma non ieri né un mese fa, l'aveva chiesto già a inizio mercato, a metà mercato, anche perché la Juventus ha provato fino alla fine ad arrivare a Zuniga, ma ha trovato una grandissima resistenza da parte del Napoli, il giocatore starebbe rinnovando, quindi proprio con il Napoli. Quindi l'altra pista esterna della Juventus sarebbe proprio quella di Bebiani. Bebiani non avrebbe difficoltà ad accettare la pista Juventus, questo è scontatissimo. Ci sarebbe da accordarsi con la Samp, solo che la Juventus mette sul piatto qualche giocatore che, al di là di un conquaglio economico, tutto da decifrare, perché poi è stato scritto 2-3 milioni, però poi la cifra si farà a gennaio. Penso che sia troppo presto ancora per parlare di cifre. Più che altro bisogna vedere il giocatore che la Juve vuole proporre al Parma, e di conseguenza bisognerà vedere quali saranno le richieste del Parma, anche perché è andato via Marrone, il Parma potrebbe optare sì su Padoin, però c'è da vedere. Allora, ci torneremo nelle prossime settimane, ovviamente cercheremo di riapprofondire anche questi aspetti. Enrico, cosa ne pensi di Rocchi eventualmente e di Biabiani alla Juve? Rocchi non... Hai 30 secondi. Rocchi non spendo neanche un secondo, lasciamo stare. Biabiani, ringrazio Pupo della sintesi fatta dell'articolo uscito stamattina sulla Gazzetta dello Sport, Biabiani alla Juve non ci va. Per quale motivo? Ho fatto come... Biabiani alla Juve non ci va. Ma no. Biabiani alla Juve non ci va, perché dipende da come sarà il Parma a gennaio. O resta Parma o va da un'altra parte. Chiusura delle comunicazioni. Se la Juve voleva Biabiani, qui sono bravi i procuratori, ragazzi, non raccontiamo favole. Se la Juve voleva Biabiani, lo poteva prendere tutt'estate, ne ha parlato. Biabiani è rimasto a Parma. Anche delle condizioni Biabiani diverse. O rimane a Parma secondi, o va via. 10 secondi troppo parte. Per replicare, poi da un'altra parte. La replica è abbastanza scontata. Biabiani alla Juventus, se la Juve insiste, Biabiani va. Non penso che vada a Livorno per Megara. A questo punto, se tu dici che abbiamo chiuso con la puntura di Guglielmo Truppo, che ringraziamo. Ci vediamo ovviamente nel corso delle prossime settimane. Grazie anche a Daniele Longo, molto prezioso anche il suo contributo all'esordio qua nello studio di Calcio e Calcio Più. Buonasera anche ad Enrico Boni, un po' meno prezioso, buonasera. Un po' più confusionario. Ci vediamo lunedì. Vi ricordo solamente gli appuntamenti prossimi con la nostra programmazione. Lunedì torniamo naturalmente alle 21, mercoledì prossimo, visto che il Parma gioca alle 20:45 al Tardini contro l'Atalanta in campionato, noi siamo sempre qua, ma andiamo in onda alle 22:30. Vi aspettiamo, buonanotte, arrivederci.